Sappiamo che Don Claudio ha sempre amato la musica e il canto corale, che ha aiutato, per quanto possibile, i cori, specialmente ha offerto alla nostra gente della chiesa di Belluno di Feltre un insieme di canti con cui lodare il Signore. E questi canti risuoneranno anche questa sera qui da noi, attraverso le nostre labbra. Il memorial, che è il terzo che viene dedicato in suo onore, vuole ricordare appunto queste musiche e offrirle nuovamente alla nostra gente. Grazie, Signore, per il mondo meraviglioso che ci hai dato, per l'uomo dotato di intelligenza e di spirito. Dopo queste parole di Don Claudio, prenderà ora la parola Flavio Reolon, coordinatore del gruppo Amici di Don Claudio, per porgere alcune parole di benvenuto e di ringraziamento. Buon pomeriggio a voi tutti. Per noi, che abbiamo vissuto per tanti anni con Don Claudio, poter sentire ancora una volta la sua voce accresce il ricordo di un periodo della vita nel quale si è resa feconda la nostra crescita spirituale di amore verso Dio nella fede per il grande dono della vita. Quale migliore occasione per la scelta di questa terza edizione del Memorial nella celebrazione della solennità di Pentecoste? E ora la parola il maestro Alessandro De Micheli, il quale ha curato il libro e presenterà appunto il lavoro che è stato fatto per raccogliere questo grande, importante documento per noi. Intanto vi ringrazio della vostra partecipazione. Il libro, come ho ricordato ogni volta facciamo l'incontro con ogni singolo coro, è stato più che altro una voglia di ricordare Don Claudio. Don Claudio è stato 5 anni nella mia parrocchia, a Massa, mi ha dato una mano a gestire il coro, a imparare le parti, a dividerci i compiti e mi ha fatto, era il periodo ormai di dicembre, ci stanno preparando per la messa di Natale. Adesso il maestro Sandro Musetti del coro di San Gottardo presenterà da prima e poi dirigerà il canto Festa con te. Buon pomeriggio e benvenuti al terzo memorial di canto nella liturgia. Il coro San Gottardo nasce dalla fusione di 2 cori parrocchiali di Don Claudio, Borgo Piave e Masperon. Apriamo questa rassegna commemorando da lui composto Festa con te. Abbiamo scelto questo canto per ricordare Don Claudio nel modo che lo caratterizzava, la gioia e la festa dello stare insieme, uniti dalla musica. Buon ascolto. Aleluya, aleluya, oh Jesus, you're my star.
coro sarà presentato sia nel complesso che in ogni sua esecuzione. L'ultimo coro che si eseguirà è il coro di Rasai. Il maestro è Gabriele Gabrielli. L'abbiamo imparato su un manoscritto
che ci è pervenuto dal parroco e che porta la data esattamente del 5 maggio 1996. Quindi era una ricorrenza che noi volevamo proporre. Secondo brano è un Laudate Dominum di Giovanni Battista Maffioretti, nato a Venezia nel 1725, morto a Feltre nel 1800. Ha fatto un concorso per ottenere il posto di organista e maestro di cappella nella cattedrale di Feltre e quindi si è trovato a dover ricostruire tutto il coro della cattedrale che in quel momento era in crisi. Compose in musica sacra e profana, molte infatti sono le sue composizioni celebrative fatte su ordinazione. Alle sue composizioni sacre, scritte per lo più con accompagnamenti di orchestra, semplice all'inizio, continua però sempre a modificare e ad aggiungere sempre nuovi strumenti alle sue composizioni. Per cui alle volte abbiamo scritture di questi brani, gli stessi brani, in tonalità diverse e in composizioni diverse. Noi, il brano che presentiamo, è subito appunto queste trasformazioni, è un Laudate Domino in Sol maggiore, che poi lui ha scritto in La minore, ha scritto in Re maggiore, ma diciamo che la stesura è pressappoco la stessa. Questo brano è stato però adattato a un coro a tre voci dal maestro Luigi Scopelli, organista che molti conoscono e nostro concittadino. Grandi musicisti del secolo XVIII, ha composto diversa musica
eucaristico, mentale, sacro, profano, però ha anche dei pezzi molto semplici, molto facili, come questo canticorum di Willum, che è cantato un po' dappertutto e in tutte le occasioni. Alle volte è sufficiente cambiare le parole e si adatta a tutte le feste, dalla Pasqua al Cristo Re, al Natale e alla Pentecoste.
si riuniranno tutti i cori per il canto finale, cioè il canto che viene dedicato all'opera di Don Claudio, Santa Maria del Cammino. Dirigerà il maestro Busetti. E abbiamo il piacere di aver qui con noi anche il nostro caro vescovo, diciamo il nostro perché è sempre nostro, è Don Giuseppe. Porto innanzitutto il compiacimento del Vescovo Renato per questo progetto che sta sviluppandosi in maniera così esimia con questa terza, con questo terzo memoria, ma già programmato, abbiamo sentito l'inizio dal presidente del gruppo Amici di Don Claudio, Claudio Andreolò.
alla consegna del volume che viene dato ai capi del coro, ai direttori del coro. L'ultimo libro sarà consegnato dal presidente del coro San Gottardo, Sisto Busatto, e sarà dato al maestro Gabriele Gabrieli del coro di Rasai. Naturalmente bisognerebbe dare qualche cosa anche a tutti i coristi, i quali meritano altrettanto quanto i maestri, ma è chiaro che viene dato al maestro per tutto il coro e con un augurio che esso serva per progredire nel campo della musica e nel campo della spiritualità, quella che Don Claudio voleva. Con questo io vi auguro di vi auguro di poter continuare bene il vostro lavoro nelle vostre parrocchie. Tutti siamo invitati a passare dallo spirito divino allo spirito prosaico. Infatti tutti siamo aspettati alla festa che è stata preparata qui all'esterno. E con questo noi vi salutiamo e ci diamo appuntamento per la prossima volta.